Allora, noi abbiamo deciso insieme ai lavoratori del Corpo della Polizia Provinciale di fare oggi e anche domani mattina un presidio qui in occasione del Consiglio regionale che discuterà del riordino istituzionale in Toscana, perché chiediamo un'assunzione di responsabilità ai livelli istituzionali coinvolti nel riordino, nello specifico sulla Polizia Provinciale alla Regione Toscana che nella sua legge di riordino si è ripresa una serie di funzioni ambiente, agricoltura, caccia e pesca che sono legate al servizio che quotidianamente svolge il Corpo di Polizia Provinciale e anche alle province un'assunzione di responsabilità rispetto alle funzioni fondamentali che rimangono a questi enti e fra queste ci sono le strade provinciali e quindi tutta la parte del controllo sanzionatorio e monitoraggio sulle strade provinciali. Ad oggi ci sembra, perché questo presidio? Perché ci sembra un po' un rimpallo delle responsabilità e il rischio vero è che se non in Toscana si riesce a costruire un percorso, verrà smantellato il Corpo di Polizia Provinciale, con poi una serie di conseguenze anche nei confronti degli agricoltori, nei confronti perché questi comunque fanno il controllo su ungulati, sulla la vigilanza sui rifiuti, quindi tutta la partita dell'ambiente, chi la gestirà? Quindi con danni anche per i cittadini. Quindi oggi il presidio è per due ragioni, costruire un percorso che mantenga il corpo di polizia provinciale nelle sue funzioni e l'altra ovviamente è quella di garantire la tutela dei livelli occupazionali.